Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno più o meno, sta per piovere, però salutiamoci lo stesso. Ehi gente, questo è Vio, ben ritrovati sul canale con la nuovissima puntata di Red Dead Redemption. Oh mio Dio, come la tiene questa pistola. Ah, come la tieni, quanto sei figo Arthur. Vediamo, magari ho delle missioni vicine. Cassetta dei fondi 133. Cosa? Madonna, ogni volta mi devi chiedere se devo salvare la partita. Non rompere le scatole. Mappa. Allora, vediamo. Jay o Micah? Smuovere le acque a Valentine oppure andiamo da questo... Andiamo da Micah, dai. L'abbiamo fatto aspettare per un po', quindi vediamo che cosa vuole Micah. Vedo un grosso punto interrogativo qua. In questa zona. Di che cosa stai parlando, Frank? Che cosa c'è da vedere qui? Forse su quel precipizio c'è qualcuno? C'è nessuno? Oh, c'è nessuno. Non capisco, non ci capisco nulla. Che cosa non capisco? Sto arrivando, sconosciuto, sto arrivando. Che succede? No, nessun problema. Anzi, è tutto il contrario. Tu sei un po' fuori di testa. Che cosa vuoi vendermi? No, puoi cambiarmi la vita. No. Maximo Cristobal Valdespino. Sei un esploratore. Eccolo. There has been much written about me. Non sono un assiduo lettore, quindi. I helped liberate South America. I've climbed mountains. Scalato le montagne, attraversato interi mari a nuoto. Ah. Buono sapersi. Almeria. Domani partirà per Shikoku. E quindi? Hanno rapinato banche da qui alla California. Ok, mi piace. Se devo dare la caccia dei criminali, mi piace. Hai il mio interesse. Hanno seperrito dell'oro. Ma se tu sei un famoso esploratore, perché non li segui tu, scusami? Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of $10. A me sa di fregatura. A me sa di fregatura, però dai, compriamo sta cacchio di mappa. Potrei rapinarti, lo sai, vero? What the hell? A very wise investment. I wish. Dammi qua, va, a me sa proprio di fregatura. Allora, esamina il documento. Vediamo sta mappa. Io non ci sto capendo niente. Cioè, chiunque l'abbia disegnata, l'ha disegnata davvero, davvero bene. Sono molto ironico. Una montagna con tanti alberi. Devo scendere attraverso... Ok, vediamo. Metti via, va. Una montagna con tanti alberi. Non riesco a capire se sia questa. Devo scendere attraverso un percorso, secondo la freccia. Però c'è una città, il fatto è che c'è nebbia, quindi non ci vedo proprio niente. Non vedo se c'è una piccola cittadella qua sotto. Forza Arthur! Arturo Morgano. Di qua? Potrebbe essere. Potrebbe anche essere. No! Mannaggia a me. Potrebbe anche essere, il fatto è che non vedo la città disegnata sulla mappa. Male. No! Dai! Pure te che scivoli in quel modo. Dai che sto bene. Più o meno. Troppo bene no, però dai, potrei stare anche a peggio. Berrò... Brandy di qualità? No, mi serve qualcosa per curarmi, quindi probabilmente berrò... Non ho niente da mangiare. Male. Male. Medicina aperta, dai.
Buona. Ma che bellezza, che cosa? Ancora! Arthur! Ma sei deficiente? E cosa stavo cercando sto tipo? Mi sono sporcato i vestiti. Che succede, amico? Look at this, my friend. Tabacco, sì. Quindi? Nature's gift to us all. Focuses the mind like nothing else. E poi? Whatever you say. Well, I say, why buy? Perché comprare un negozio quando puoi fartelo da solo? Make your own. Ah. E poi? Well, plenty left here if you're interested. I'd best keep moving. Ciao. Oh. Pensavo fosse qualcosa di interessante, invece. Ok, siamo arrivati da Micah. Prendiamo il fucile, non si sa mai. Non varmint, voglio la mia doppietta cannelliscio. Il mio Springfield. Le mie armi preferite. Finché non avrò sbloccato il carcano. Dov'è Micah? Eccolo lì. Dai. Molto bravo, cavallo. Salto da qui, mi faccio male? Eccolo. Hey Arthur, good to see you. Perché tieni sempre quella pistola equipaggiata? No, I got a plan. Ho pronto un piano per sdebitarmi. A plan like the Blackwater Ferry job or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast. Sei una grande ombra proiettata da un alberello. I thought you was a tough boy. Credevo che fossi un duro. Non uno di quei damerini che temono di sciuparsi il vestito a cavalcheno. Vero? Diligenza della banca. A messa di fregatura, signorino Micah. Più che altro non di fregatura dal punto di vista che tu mi vuoi fregare, ma dal punto di vista che di uno O'Driscoll ne stava parlando, vuol dire che tutti gli altri O'Driscoll sono al corrente di questa situazione. Il che vuol dire che ci saranno anche loro, coi quali dovremmo contenderci la diligenza. Comes through about this time every day, like I said, the end. Passa tutti i giorni. How many men? Guns? Riders? Nothing serious. Niente di serio? È una diligenza di una banca. Non credo sia veramente così, sai? Ti preoccupi troppo? Perdonami se non mi fido ciecamente di qualcosa che ti ha detto uno O'Driscoll. Attaccavano regolarmente? Non è un buon segno, vuol dire che è bello difeso adesso. Viene attaccato una volta, due volte, tre volte. Avranno una bella difesa adesso. Un goccio qui, un goccio là. Che affare in sospeso, vero? Io do sempre la mia parte. Ammazzato mezza città per le sue pistole. Sai cosa c'è di prezioso? La mia di pistola, non le tue, è deficiente. Tra l'altro fammi prendere la Mauser, devo ancora provarla. Ti ho visto mandare tutto all'aria più di una volta. Io so per certo che incontrerò tantissimi O'Driscoll, a parte le guardie della diligenza, quindi sarà abbastanza difficile. Questo è il crinale? Che devo fare? Vedrò la diligenza da qui? Sì, sembrerebbe una strada dove passano i cavoli. Dovrebbe arrivare tra poco. Psst.
We need to hit them fast before they get into town. Che arrivano in città. Of course, tough guy. Mi dovrei dare una lavata. Any minute. Mi dovrei proprio dare una lavata. Look, there they are. Sono loro? Solo due guardie, tre guardie, soltanto? Solo tre guardie. Ma fa ridere. Ma fa ridere. Oh, 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 oh. Poveretto. Morto sul colpo. Un headshot bellissimo. No, ho beccato il cavallo. No, 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 non dirmi che ho beccato il cavallo. Ok, ancora vivo. Morto. Mi ha fatto volare il cappello. No, non ho sparato, ho sparato da solo. Ah, non si è muovuto. Perché hai smesso di muoverti, Frank? Ha smesso di muoversi all'improvviso, sto deficiente. Ok, anche questo è morto. È rimasto solo quello sulla diligenza. Ah, l'ho mancato. Mannaggia a me. È vero che posso usare il rallentatore. Un altro cappello! Ah! Ok, l'autista è andato. Tutti e due sono andati. Svelto, sali. Guido io. Vai a vedere cos'è questo. Sembra ben vestito. Pallottole veloci, pallottole normali. Veloci, veloci, veloci. No, perché hai sparato? Io ho premuto niente. Giuro che non ho premuto. Non ho premuto click. E se sparo a te? Dash non potrà dire che non facciamo la nostra parte. Tu non fai la tua parte, io la mia parte la sto facendo per bene. Io la mia parte la sto facendo più che bene. Siamo partiti col piede sbagliato, ma non ce l'ho con te. Tu non devi avercela con me, ti ho salvato la vita da quella galera. Ti avrebbero impiccato, brutto deficiente. Io e te ci assomigliamo, non ci assomigliamo per niente, eh. Sai che sono un tipo che va fino in fondo come te. Fino in fondo? Se non ti avessi tirato da quella prigione, adesso saresti con un cappio al collo. In che modo mi hai espresso la tua gratitudine, scusami? In che modo hai espresso la tua gratitudine? Spiegami un po'. In che modo hai espresso la tua gratitudine? Mi hai pagato, mi hai dato una pistola non mi hai dato un cazzo, mi hai dato solo l'Lancaster a ripetizione che è palesemente rubato dalla una delle guardie. Oddio, eccola, gli O'Driscoll. Oh, caspiterina. Caspiterina. Io cercherei riparo. C'è nessuno li sta sparando, Mike? Uccidetelo! Ah, proprio non gliene frega niente a Mike. Anche tu, Arthur, nasconditi che sennò ti fanno fuori. Nasconditi, Arthur, più in fretta. Ok, dobbiamo uccidere delle persone. Ok, abbiamo iniziato male. Abbiamo iniziato stra male. Ah! L'ho mancato, come? Come l'ho mancato? Ok? Prossimo, Mike, non avanzare. Non avanzare senza il mio permesso. Quello è un vivo? Sì, non più. Non più, cosa da un chilometro mi ha preso? Ok, anche quello è andato. Oh, 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 oh. Mi è volata la mascella sto poveretto. Questo è andato. Prossimo. Quello è ancora vivo. Oddio, ma qua è arrivata l'intera mafia. Come fai ad essere ancora vivo? No, poverino! Nell'occhio. Mi piace sto Lancaster a ripetizione. Però utilizzerò la mia Vulcano. Oh, 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 oh. Molto meglio la Vulcano. Potete credermi. Sapete cosa? Cosa? State scappando? Dov'è? 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 L'altro? L'altro? Eccolo là. Dove stai andando? No, 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 no. Nessun sopravvissuto. Nessun sopravvissuto. No, non ho problemi ad uccidere gli O'Driscoll. Il punto è che ogni colpo che faccio con te veramente finisce sempre con me che devo ucciderli tutti. Con me che devo ucciderli tutti. E tu guardi. Però volevo far esplodere qualche faccia. Invece non mi è andata troppo bene. Non mi è andata troppo bene. Forse dovrei smettere di frugare nei cadaveri. Forse. Fede d'oro. Era pure un uomo sposato questo poveretto. Dinamite! Ho fatto bene a cercare.
Beh, alcuni avevano la maschera, altri no. Sto notando. Cioè, del tipo questo. E questo sembrano rappresentanti del Ku Klux Klan. Bottiglie incendiarie? Sì, queste avevano tante dinamiti e roba. Olio per armi, mi serviva perché ho pulito la pistola. Bibbia in platino. Penso che dovremmo trovarci degli attrezzi da scassinatori. Non sarebbe male, sai? Perché una... prima avevo trovato degli oggetti... Ho trovato degli oggetti... Avevo trovato una... diligenza con... con un forziere. Una diligenza che era stata rapinata. Ho dovuto sparare con la pistola al lucchetto, però... mi diceva che potevo scassinarla, ma non avevo gli attrezzi da scassinatore. Era una cosa molto carina. Cos'è? Adesso mi insegnerai a scassinare... mi insegnerai a scassinare... le diligenze? Vediamo. Prendiamo quello che possiamo. Tu non sai sparare, scusami, hai due pistole. Devi sparare tu. Io e te, un fiume pieno di O'Driscoll morti. Una cassetta di sicurezza. Lo sai che potevamo prendercelo sul cavallo ed evitare questa imboscata, vero? Quanto abbiamo trovato? 500? Grande ombra, alberello. Ma cos'è grande ombra, alberello? Scusami, ho fatto questi qua. Questi O'Driscoll che vedi nel fiume. Li ho fatti fuori tutti io, eh. Non mi pare che tu abbia partecipato così tanto come credi. 600. La mia quota 300. Testimoni di omicidio. Ma non avevo la faccia coperta. Come fa ad essere un testimone? Arrivo, arrivo. Poi non è omicidio, ma... vabbè, omicidio teoricamente sì. Sulla carta è omicidio, però erano dei banditi. Allora, ragazzo. A me... no, 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 dai, non farti uccidere. Fermo. Oddio mio. Non ti mancherò la prossima volta. Credimi, credimi. Credimi. Perché, perché, perché non si fa i fatti suoi? Cosa? Come l'ho mancato? Oh, mannaggia a te. Beh, è morto. Mi dispiace perdere l'onore, ma testimone di che cosa? Vai a cagare, fatti i fatti tuoi. Testimone. Io non volevo ucciderlo. Se l'hai cercata. $300, che vuol dire che ho? $570. Eh beh, se solo ci fossero delle cose da comprare, ma mi sa che li donerò alla cassa della banda, in modo da migliorare gli oggetti. Il pollaio, visto che c'è da comprare, la cassa delle munizioni e così via. Sono tante cose da comprare.